Savadi Krap, Pompi Fan, e benvenuti in questo nuovo video di Crypto in Camper. Anche se, come al solito, non siamo in camper perché ho finito la batteria e i pannelli non stanno ricaricando a causa del tempo schifoso. Sta piovigginando, è tutto annuvolato, proprio plumbeo. Il cielo è plumbeo, come diceva un famoso comico. Niente. Quindi, in questo video, che vi ricordo è solo un vlog, che vi invito a non seguire i miei suggerimenti, insomma, quello che vedete che io faccio nel video, in quanto io non so niente di criptovalute, non mi intendo di finanza, non so niente di trading, non so niente di niente, quindi non vi affidate ai miei consigli perché io non so niente. E qualsiasi cosa dovesse succedere sono fatti vostri e niente è imputabile a me perché ve lo sto dicendo di non seguire i miei consigli, che non sono un consulente finanziario, quindi non seguite i miei consigli. Questo vlog è fatto solo e esclusivamente per appagare la curiosità di qualcuno che potrebbe essere curioso di sapere i miei rapporti con le criptovalute. Detto questo, ragazzi, io passerei col il vivo del video. Per prima cosa andrei a vedere EOS. Avviamo la registrazione e andiamo a vedere EOS qua direttamente da Coinbase Pro. E oggi EOS è positiva, ha fatto una candelina positiva, però se noi andiamo a guardare sotto i volumi, praticamente c'è stato 5 giorni di volumi a salire, quindi vuol dire che c'è stato qualcuno che ha accumulato un po' di capitale in EOS. Adesso ci sono i volumi inesistenti sotto. Negli ultimi 4 giorni i volumi sono inesistenti. Questo vuol dire che chi doveva accumulare EOS ha accumulato e adesso ha mollato. Adesso bisogna vedere cosa farà questa persona che ha accumulato EOS, se venderà appena sale un po', e quindi può darsi che lui ha comprato fino a 2,68, 2, quasi 70, 2,70 euro un EOS. E bisogna vedere se appena supererà i 2,70 deciderà di vendere, per cui io non arriverò a vendere perché io ho fissato a 3 la vendita. Oppure si aspetta che salga ancora un po' e poi venderà. O vende adesso, non lo so, ragazzi, bisogna vedere cosa succederà. Però sai che c'è, siccome io ci ho messo solo 100 euro, lascio ancora l'ordine di vendita a 3 euro, lo lascio là e non mi interessa più di tanto. Quindi vediamo un po' quello che succederà. Il tempo è cavaliere e ci dirà quello che succederà e quello che dovremo fare. Continuiamo guardando, intanto abbiamo la registrazione, ecco, e continuiamo guardando le altre criptovalute che seguo. Passiamo al Bitcoin. Il Bitcoin, come si può vedere ormai, ieri ha superato la resistenza che avevo fissato e quindi adesso si trova dall'altra parte. Io già da ieri ho incominciato ad accumulare il Bitcoin. E adesso è a 31.400 euro. Adesso se andiamo a vedere il Litecoin con Coinbase, anche il Litecoin sta salendo bene, bene, beh, insomma, quello che è. Poi vediamo Ethereum, dove sei? ETH e 1 Coinbase, anche Ethereum sta salendo. Vediamo Stellar, dove sei? XLM EU, Coinbase, ok. Anche vabbè, Coinbase è bene o male fermo a 0,28, poco più insomma di ieri, ma a noi interessa poco. Beh, andiamo a chiudere qua. Abbiamo visto
Abbiamo visto, dico, l'andamento, insomma, i grafici delle criptovalute che seguo, e adesso io passerei a continuare l'accumulo. Allora, andiamo a dunque, io so abbiamo detto che non ne compriamo più, andiamo su Bitcoin. Bitcoin buy market, abbiamo detto 50, scendiamo qua, compra a mercato. Ok, ha comprato, ha pagato 25 centesimi di tasse, di fee, di commissioni. Poi passiamo a Ethereum. Compriamo 10 centesimi, 10 euro, scusate, e pago 5 di commissione. Perfetto, comprato. Poi passiamo a Litecoin. E compriamo sempre 10 euro, sempre 5 di commissione. Ok, comprate. Poi passiamo a XLM. E anche qua compriamo altri 10 euro al mercato. Perfetto, comprato tutto. Bene, ragazzi, adesso qua chiudiamo la registrazione. Bene, ragazzi, stavo dicendo, quindi questo è l'acquisto che ho fatto oggi. Come sapete, ho iniziato l'accumulo delle monete che seguo. Quindi piano piano andrò ad accumulare un certo numero di un certo quantitativo di monete lungo il tempo, e poi aspetterò. Soprattutto mi interessa particolarmente il Bitcoin. Come avete visto, io giornalmente compro 50 euro di Bitcoin e poi 10 euro delle altre 4 monete che seguo, cripto, insomma, le altre 3 cripto che seguo. Perché a me interessa particolarmente il Bitcoin, perché l'halving del Bitcoin penso che, insomma, porterà il Bitcoin a salire notevolmente di prezzo. Bene, ho spostato tutti gli acquisti, quelli di ieri e quelli di oggi, tutti gli accumuli su Nexo. In questa maniera via via posso, insomma, mi frutta qualcosina al giorno, perché abbiamo detto che comunque per quanto riguarda queste criptovalute prendo il 5% annuo, per cui se compro 10 euro sono 50 centesimi l'anno, e siccome giornalmente vado comprando 10, se compro 10 euro sono 50 centesimi l'anno, siccome giornalmente vado comprando 10 euro, in un mese sono 300 euro, quindi sono 15 euro l'anno in un mese. Se faccio, che so, 10 mesi, sono, insomma, avete capito, insomma, più compro e più faccio di interessi. Bene, comunque, ragazzi, detto questo, Cocumma Crap, per avermi seguito fino a questo momento, volevo invitarvi, se ancora non l'aveste fatto, a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video. Inoltre, volevo anche invitarvi, se volete, a lasciare dei like sotto questo video e a condividerlo sui vostri social. Naturalmente vi invito anche a non seguire, vi invito palesemente, lo sto dicendo, ragazzi, in un video registrato pubblico, non seguite i miei. Non emulate quello che faccio io in questi video, perché io non sono un consulente finanziario, non ho nessuna autorità o assicurazione per garantire di seguire i miei esempi. Quindi, come ho detto all'inizio, lo ripeto anche qua, non seguite i miei esempi, perché se doveste perdere qualcosa non vi paga nessuno. Non è potere Stefano, ma io ho seguito quello che hai fatto tu.
E chi sono io, perché mi hai seguito? Cioè, questo è un vlog che fa vedere solamente il mio rapporto con le criptovalute, per cui è solo per curiosità della persona, dello spettatore, insomma, che mi guarda. Detto questo, ragazzi, Kumma Krap di nuovo, vi voglio bene e Leopold Gammai Punì. Ci vediamo Punì, perché questo è l'ultimo video della giornata. Ciao ragazzi, ciao.